nuove idee e con la voglia di uscire dalla comfort zone per superarci, raggiungere i nostri obiettivi e creare nuove figure professionali. Andiamo spesso controcorrente, ci muoviamo velocemente e ci piace crescere insieme. Costruiamo corsi, modellandoli attorno alle tue esigenze, sempre in piccoli gruppi per seguirti al 100%. Per chi ama il manga, per chi disegna, per chi crea storie, per chi vuole investire nelle proprie passioni. E ci siamo, e siamo tutti quanti. 1, 2, 3. Ok. Ecco anche Dotto. Vai ragazzi, aggiungetevi, oggi siamo veramente in 4 gatti, neanche in 4 gatti, siamo in 3 gatti. Sì, vieni che a farvi uccidere, che tanto poi la maggior parte delle volte uccidete me, maledetti. C'è posto per tutti. Questa è una partita normale, però poi dopo proveremo anche a fare anche tipo delle challenge diverse, che sennò poi dopo ci diventiamo noiosi. Chi c'è online? Aggiungetevi. Dotto, come mai non sei già qui? Guardate che vi rimetto il filmino, eh? Attenti, vi rimetto il filmino. Possiamo fare di nuovo uno scorrimento dei cappellini, purtroppo. Cos'è questo pet? Ah, già, va pagato. Come starebbe a dire? Che vuol dire? Posso mettere il pet? No, non posso. Penso, sì, devo pagare. Grazie. No, tra l'altro oggi abbiamo anche Wish tra gli insegnanti. Ma sto cazzo! Chi è sto cazzo? Sei un genio! Genio! Scusate, date pazienza, ma va bene. Ok, allora 8 Takeshi Obata. Takeshi Obata, ciao, siamo già 6. Grandi, che si fa la lancio? Ci sarebbero 2 impostori, però. Ma sì, 2 impostori con 6 giocatori. Meraviglia. Ah sì, è vero, siamo in Nord America, scusate, i server europei continuavano a buttarmi fuori perché dicevano che era pieno e quindi sono andata su un server più libero. Sì, è vero, viva il Nord America, viva il secondo emendamento, spariamoci tutti in casa. Andrea, per entrare apri il gioco e vai su online, ci sono 3 opzioni, l'opzione più in basso con inserisci codice, inserisci questo codice io sono un boomer, cioè io non ho capito come si gioca, ma si impara presto. È arrivato anche Jotaro davvero. Ah, eccolo lì. Ehi Jotaro, devo dirti una cosa. Grazie. Che cretino, scusate, ma io mi diverto come uno con le cose più stupide, veramente. Okay, yeah. Scusate, ma quando ero giovane, dico Jotaro, sì, Jotaro è lui, ecco. Ma come? No! Maledetti! Non ci posso credere, ragazzi. Ricreiamo da capo la stanza, su. Ok, riproviamo. BSSLQQ. Ci hanno buttato fuori così. No, ma proprio a buffo così. È stato brutto. Sì, proprio veramente senza... Veramente cattivissimo. Ma no, io rivolgo tutti quelli di prima. Jotaro, dai, forza, Topolino... Yare yare da sé. Topolino è arrivato. Topolino. Dov'è? Jotaro. Voglio dire. Andiamo. Attimo, ti rimetto giù. Basta, questo mi ha rotto, Caterina, basta. Ottino, ma dai, dire che alla webcam sembra veramente che il mio maglione ci abbia gli occhi, ogni tanto vedi questi fari. Jotaro, ci fanno fare, ragazzi,
la stanza sta troppo tempo senza iniziare. Sì, ma non pensavo tipo 2 minuti e mezzo. Forse c'è, aspetta un attimo, ci sarà una impostazione magari? No, non credo. Non credo. Non è una capo setting. Ok. A Giotto si è messo il berretto di suo nonno, bravo, è fatto bene, l'ho fatto anch'io. Vediamo come siamo messi, ok, siamo messi abbastanza bene. Sì, cioè, secondo me ha fatto troppo presto a chiuderci infatti, la porta. Cioè, siamo stati qui anche molto più a lungo quando dovevamo aspettare gli altri. Ma siamo in 8. Ma se non sbaglio c'era un'altra persona. Dai, andiamo. Va bene, andiamo, dai. Andiamo, se no ci butta fuori. Sì, certo che paranoia, ragazzi. Ansia. È proprio un gioco che ha ansia, anche nell'introduzione. Cioè, ansia quando sei lì. Vabbè. Ansia, vabbè. Attenzione, ci sono 2 impostori. Task. Vai, ragazzi, si fanno tutte le task. Se vince, si torna a casa. Si chiude la live. Una partita e si chiude la live. Piri piri pipipi, zampettini. Grazie Left Draw che fai da tutorial. Oh, è morto qualcuno. È morto Takeshi Obata, subito. Il suo nome è stato scritto nel Death Note. Come sarebbe a dire? Ma quando? Adesso? Maledetti. Io non vorrei dire. Dicci, Dotto, dicci. Va bene, immediatamente. Come cazzo si fa a fare finta di fare l'ask? Maledizione. Praticamente devi aspettare che il metro vada avanti, praticamente se stai da una parte e poi dopo ti muovi senza che il verde sia salito, allora... Va bene, dai. Ok, vai, ragazzi, lo ammetto, sono stato io. Facciamo uno schifo come impostore, ragazzi, comunque. Sì, fai... Non ci riesco, ragazzi, non ci riesco assolutamente, abbiate pazienza, non ci ho giocato abbastanza. No, vabbè, ma è normale. Sono reo, confesso. Ah, ma ora posso rendervi la vita un inferno come il fantasma? Beh, decisamente meglio. Sì. Dai, forza! Io ho paura per quando Dotto inevitabilmente sarà impostore e ci farà tutti effettine. No, Dotto, non ce la faccio perché era troppo sgamante, capisci? Cioè, voglio fare proprio le cose perfette, ma quando c'è una crepa, voglio dire... E non so cosa inventarmi sul momento, perché te sei troppo preciso. Cioè, tu fossi uno che sa i congiuntivi, me la giocherei bene, ma purtroppo, sai, hai studiato. Sì, potevi dire, mi ero stufato e ho deciso di fare qualcos'altro. Sì, tipo, non lo so, stavo facendo cose a cacchio per disorientarvi. In realtà sono un amico degli impostori, o voglio morire, non lo so. Votate. Intanto c'è un po' di gente che chiede come faccio a entrare, non riesco a entrare. Ragazzi, la partita è cominciata, non si può entrare nella partita che è già cominciata. Prossima aspettate, partita... ragazzi, ci sarà l'occasione di sgamarmi, come al solito. Forza, ragazzi, muovetevi. E ma dai. Buttato fuori. Wish è stata buona. No, vabbè, vai tranquilla. Però dai, è una bella visione. Sembra anche un bel modo di morire. Seguo Dotto. Dotto che scappa via. Ah, la task più bella del mondo. Vedo da qui che qualcuno è alle telecamere. Qualcuno ha lasciato un coso. Perché ho ammazzato io. Il tuo animale è rimasto da solo. No, scusa, troppo.
C'è un animaletto da solo a giro? Eh sì, purtroppo sì, è colpa mia. È veramente colpa mia, sono veramente una persona cattiva. Non lo trovo, tra l'altro, non so bene. È morto qualcuno? È morto Jotaro. Oh, povero Giotto, è alla fine. Scanner, scudi laterali e quello in fondo dei rifiuti. Cosa? Ah, bene. Wish, Non avevo un nello cappio, stesso giorno ragazzi. della live precedente, ho ucciso con la videocamera accesa. È stata una partita veramente molto breve. Peccata, Wish. Vabbè, Wish è anche la No, prima volta che gioca, ragazzi, sì, comunque. quando sei Pallino rosso, vuol dire che sono in funzione, e solo che a volte appunto non me ne rendo conto. No, mi avete Notevole. scamata. Malcolm che dice, raga, vi ammazzo tutti. Partono affogati. Porto sulle detective con le occhiaie che dalla casa. No, allora bisogna fare la rima. Super detective con le occhiaie che dalla casa alle ghiandaie, casomai. Scusa, abbi pazienza. Votate, votate, votate. Io non posso, sono morto. Mi avete scamata. Ma in effetti era già sospetto Facile. che non avessi votato Ruggine perché tutti avevamo votato Ruggine. Va E dopo ragazzi, adesso te. giro la corsa. BSSLQQ. Allora, no, scusate. Allora, dunque. Dottor Dotto left game. Ok. Vai ragazzi, entrate. Perché non c'è il gioco? Then you wish. Bello, dai, Abbiamo ci sta. messo. È tornato Dotto. Eh sì, ma se ci sgama tutti, voglio dire. È vero, Dotto lo buttiamo fuori perché è troppo bravo, ci sgama tutti subito. Prima che mi citino come Oh. abusatrice di animali, a Otto piace essere tamburellato, quindi gli do le pacche perché gli piace. Ma questo succede a tantissimi animali. Cioè, non so perché, ma gli piace violento. C'è qualcuno che mi sta seguendo e questa cosa non mi piace. Cioè, mi hanno fatto fuori subito così. No! Maledizione. Ma in due, ma Ragazzi, gli tre. spettatori di Ok, ieri questi sono sono diventati. efficienti, eh? Cavolo, ma Vabbè, questo no, Rosso ragazzi, stanno giocando era. da sé. Non ho fatto a tempo a allontanarmi, ve lo giuro. Oh, sto gatto, sei tornato, bravo. Vendicami, grazie. Stavo riparando le luci, ma le luci non erano rotte. Beccato, è sto cazzo, basta, sei tradito. Ciao Stogazzu, è stato un piacere. No, non ci Sono capisco io qui. assolutamente. Non sei tu. In effetti dovrebbe essere Mi Takeshi pare Mato. che sta accusando il Celeste. Ayame. Però io onestamente non ho visto nulla. Io skippo perché non è che mi stanno Ma dando un la. nome da ragazza non può essere killer, dai, voglio dire, su, ragazzi. Pensateci bene. Scusate, adesso metto sotto sopra l'iPad perché se no sto così mentre gioco. F. Vediamo chi buttano fuori. Ayame, è stato buttato fuori subito così, senza con cattiveria. Era Oh! l'imbusto, però.
Però se è stato dotto a ucciderlo di nuovo? No, no, era stato qualcun altro. No, a cioè, è stato lui a sgamare l'impostore come prima? No, no, è stato qualcun altro a sgamarlo. Tipo... Oddio. No. Ragazzi, io da fantasma non posso fare un granché. Io vado sotto, qualcuno va da sopra. Qualcuno va da sopra? Ok. L'abbiamo rischiata grossa. No, le porte che si chiudono. E andiamo. Che devo fare qui? Ah già. Di nuovo! Ma siete cattivi! Ma siete tremendi! Questa è la vendetta di quello che abbiamo... Ok, che abbiamo buttato fuori prima, eh. Ora mi ammazzano. Facciamo le task. Che palle. Oh. Ancora? Oh, Dotto, ti hanno ammazzato. Quanto mi dispiace. No, vabbè. Ecco, era stato Giovanni che aveva visto blu. E ero con Gatsu, giusto? O era Takeshi? Ecco, Gatsu eri con me, mai visto reportare. Ma però sto Gatsu è praticamente un vostro studente, o no? È stato? Lo sarà? Con tutti questi nickname è un po' difficile. Comunque non so, cioè, non ho visto niente. La porta era chiusa quando si è aperta, sono scesa giù. No, Topolino, era sotto Weapons, tra Weapons, nel corridoio tra Weapons e O2, però schippo perché non lo so. Ma come si fa a sapere dove sono quell'altro, scusa? Non lo sai, però tipo magari qualcuno, magari l'impostore che dice io ero in nelle comunicazioni e magari qualcun altro che dice c'ero io nelle comunicazioni ed ero da solo. Quindi si capisce. Quindi skipperei per ora skipperei. Devo capire come si chiamano le varie stanze. Ci avrò giocato un milione di volte, ma... Chi ha votato? Il Topolino ha votato, però nessuno. Ho detto che eravamo insieme, era dietro di me. Sì, quindi vuol dire che ha votato l'impostore. Non ho visto bene chi l'ha votato. Non l'ho visto neanch'io. Mannaggia. Ayame left the game. Come mai? Ah, forse perché era morta anche lei. Forse era morta, aveva finito le sue task. No! Siamo molto indietro, ragazzi. Siamo molto indietro. Ora io ve lo dico, le porte ce l'abbiamo tutti quanti nel Baugigi. Ragazzi, qualcuno al reattore? Ok, Gatsu al reattore, perfetto, dai! Ma da dove si chiudono le porte? Giusto per saperlo quando qualcuno diventasse impostore. No. Ci sono sulle stanze delle X e quelle sono le porte, ti chiude le porte di quella stanza lì. Capito. Allora, secondo me... Takeshi, cosa ci puoi dire? Gatsu comunque è stato un sacco con me, Gatsu è stato un sacco con me, ma avrebbe potuto ammazzare 20 volte. Onestamente, Topolino forse... forse è Topolino. Voto Topolino perché mi suona più sus. Ah, sto Gatsu è uno spettatore del Trono del Muori. Topolino non l'ho mai visto, infatti non sono morta. Sto Gatsu sei brava, bravo. Topolino, mi viene in mente quel personaggio di Doe che era Troppolino, se non sbaglio.
Sì, che appunto era... Animaletti crudi, no? Era quello, è bellissimo. Viva il trono, è certo che viva il trono. Cioè, voglio dire, ma di che stiamo parlando? Io ormai ho votato per te, Topolino, mi dispiace. L'unico che non ho visto è Viola. E allora sei daltonico. Scusa. Ma no, il Viola c'è. Ah, ho votato per sto cazzo, ma Topolino? Ah, ha vinto! Bene, bravi. E io dall'alto dei cieli posso solo dirvi, e vaffanculo, potevate farlo prima. Yay! Continuiamo in questa stanza o facciamo... No, scusa, perché io ho l'account rosa? No, nero, nero. Ah. Ora faccio un po' di... Ah, ora sto bene. Faccio un po' di magheggi. Discussione, voti. Adri, sto cazzo sempre nei nostri cuori. Zunderino! Matteo, com'era quella challenge che ci avevi fatto, che ci avevi mandato? Ora guardo, perché ci aveva mandato questa challenge di fare il Among Us versione nascondino. Oh, tipo? Oddio, mattami, chi è che deve avere la visuale bassa? L'impostore o il o i crewmate? Si deve mettere un solo impostore. Ah, allora dobbiamo fare un altro giro. Allora cambiamo stanza. Esco e ne faccio un'altra con un ricevuto. Proviamo. Lasciamo la cosa. Ok, NT, PQ, PQ. Allora, la visione dell'impostore bassa, 0,5, crewmate 1,5, ok. Praticamente in questa versione del gioco, chi è l'impostore chiama un meeting all'inizio. E dice in questo meeting che è l'impostore e diventa essenzialmente l'uomo nero. La lunghezza, il kill cooldown deve essere cortissimo, lo abbassiamo, meno di 10 secondi non me lo dà, allora alzo il kill distance. Ok, nei meeting non si può votare fuori. Diciamo, il nostro scopo è solo finire le nostre task prima che l'assassino ci secchi tutti quanti. Ok, l'unico, nel caso come si chiama? Abbiamo, l'unico vantaggio che abbiamo rispetto all'assassino è che l'assassino vede poco, quindi noi lo vediamo prima che lui veda noi. Sì, abbastanza carina, considerato che facevo schifo come assassino anche in quella normale, spero che non mi capiti di essere assassino. Sarà una partita noiosissima, ragazzi. Se non riuscite a entrare è perché adesso abbiamo il... la stanza piena. Vai, 15 secondi, discussione, 15... Accanto a sto cazzo c'è uno che si chiama come? Oppai. Oppai, sul serio? la prima cosa da sabotare, praticamente il gioco comincia quando l'impostore va nelle comunicazioni, cioè quando l'impostore sabota le comunicazioni, è l'unico sabotaggio da fare, l'unico sabotaggio che si vuole fare, così anche così noi non vediamo dove dobbiamo andare e non vediamo le nostre task e quindi ci dà un problema in più. Proviamo, sono tante regole, però ci proviamo, vediamo cosa succede. Yeah, 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 yeah! Quindi l'impostore si dichiara e dice sabota le comunicazioni, così noi dobbiamo cercarcele da sole nei nostri task. Chi è l'impostore? Io non so,
metto subito l'emergency meeting. Chi è l'impostore, raga? Io no, ve lo giuro, no. Ragazzi. Ce lo dovete dire, fa parte del gioco. Forza, ragazzi, diteci chi è l'impostore, se no non si può giocare a nascondino. Io non sono. Andiamo esclusi. Ah, è Oppai, lo sapevo. È Oppai, perfetto, è pure rosso che è perfetto. Non votate, vai, allora, ragazzi. Cerca di ammazzarci tutti. C'hai un kill time molto, molto basso, c'hai abbastanza velocità. Via. Ah, scappiamo! Ah, e mi raccomando, sabota le comunicazioni così noi non vediamo dove sono le nostre task. Non capisco perché non mi abbia ammazzato, secondo me non mi ha visto, mi è passato accanto. Forse aveva già ammazzato qualcun altro. Io le tasche me le sono nascoste da sola. Perché? Perché tecnicamente noi non dovremmo vedere quali sono le nostre task, quindi così andiamo a giro. Se no andiamo troppo... Porca troia, ma come ho fatto? Dov'era? Non ci posso credere. Oppai, è giusto che tu mi odi, però chi odio te? Ah, quindi le tasche le devo cercare a senso, praticamente. Sì. Vabbè, tanto ne ho fatto. E come faccio a nascondere le frecce gialle, però? No, quelle, vabbè, si vedono, ma non è un problema. È giusto un ostacolo in più per noi. L'assassino può farsi vedere tranquillamente. L'importante è che che ammazzi più gente possibile nel minor tempo possibile. Ragazzi, ma qui c'è un cosciotto al cioccolato. Sì. Ah, hanno trovato il mio corpo. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno davvero. Sappiamo già che è Oppai l'assassino. Non lo votate. Dobbiamo riuscire a completare le tasche non lo votate. Skippiamo? Come si fa a skippare? Skippate. In basso a sinistra. Ah, no, ma tanto io non devo skippare, mi ha già ammazzato. Ah, Oppai, sei un killer, sei. Ragazzi, non votate Oppai. Non avete capito le regole, ragazzi? Cioè, non credo. Ma in effetti tipo è una maniera strana di giocare. Noi dobbiamo completare tutte le tasche prima che Oppai ci ammazzi. Dai, forza, ragazzi, su! Tra l'altro siamo un sacco indietro con le tasche. Secondo me un po' di fantasmi non stanno facendo quel che devono. Io sto facendo quello che devo e anche di più, come al solito. Io fantasma proletario, compagni dei campi e delle piscine, come non potete scatole. Sempre a lavorare. Che triste essere verdi. Ah, ho finito le task. Porca zozza! C'è un Jotaro. Jotaro, dove sei? Troviamoci per farti una birra, dai, siamo morti tutti e due. No, te sei vivo, Giorgio. Come triste, te ne vedo. Giotaro, ti ricordi di cosa stiamo parlando? Porca miseria, Caterina, perché? Niente. Sì, ma ha ucciso quasi tutti, dobbiamo sbrigarci a fare le task. Skippate, ragazzi. Grandi, sto cazzo Takeshi Wish, su, forza, ce la potete fare. Vi sta piacendo questa cosa del nascondino? Molto. Mi piace. Non so, è un po' meglio che non sarà uccisa come al solito. Non so se sono convinta, siccome anche in chat fatevi sentire. Ora seguo Oppai. Topolino dice che è bella. Ok. Sto cazzo, sono vicino a te. Non scappare, tanto ti seguo.
Io posso attraversare i muri. Forse potrebbe essere tipo l'unica maniera per me di fare, di avere successo come impostore. Ok, no, via, dai, sta piacendo. Vediamo, diamogli un po' di tempo, diamoci un po' di tempo. Finire le tasche è forse il modo che, con questa cosa degli assassini e degli impostori, le tasche quasi non ci si pensa. Cioè, le facciamo automaticamente, però... Siamo tutti intorno a Oppai. Oh, Oppai! Oppai ci hai ucciso! Cattivo! Ah, no. Prima che chiedeva se poteva giocare, ora quando è morta anche Wish. Ora, sì, alla prossima partita, Wish. Quando finiamo questa, corri Takeshubasa, sei l'ultimo rimasto, credo. No, c'è anche Stogatsu. Takeshubasa, Stogatsu, fate i vostri task, ci siamo quasi. Wish è morta, che non si può riportare. No! Porca troia! No, ma non cioè, è divertente questa cosa. Dai, facciamo ancora modalità nascondino? Sì, sì, dai, no. Mi piace. 0.5 è troppo poco? Ci si vede abbastanza? Vai, a dopo Dotto. C'era Piche Pollo su YouTube che chiede di entrare, c'è il codice qui sotto, NTPQPQ. Quindi... Forza, c'è due posti liberi, ragazzi, fatevi sotto. Questo caso ce l'avevo fatta. Vai, Andrea, anche te aggiungiti il codice NTPQPQ. Fabiola che dice, secondo me è una modalità carina, più tranquilla rispetto all'originale, però non mi convince totalmente. In effetti è più carina, cioè è più tranquilla proprio, in effetti. Vediamo un po'... Veramente non è più tranquilla, è difficile vincere così. È difficile vincere per noi, sì. E l'assassino è avvantaggiato in questa maniera. Anche lui vorrebbe giocare. Beh, entra. Inserisci il codice, Andrea, dai. Credo in te. C'era una cosa che ti dice, sì, sono Oppai, è stata la mia primissima partita su Among Us. Povero Oppai, gli facciamo fare sta roba al prima partita. Non ti preoccupare, Oppai, dai. Ah, ma sei anche una donna? Ah, Andrea è Giada. Ah, ok. Ho scoperto qualcosa di nuovo. Forza, ragazzi, qualcuno entri e andiamo. Ne manca uno, forza, ragazzi. Voglio essere io l'assassino. Anch'io. Possiamo ricominciare da zero ogni volta che... fino a che non sono io l'assassino. Voglio essere io l'assassino. Ok, cosa precisa di essere un maschio? È che con i nickname, le iconcine, è un po' difficile capire, raghi. Chi è che ha precisato di essere un maschio? Oppai. Oppai, Oppai. Ah, ok, no, allora aveva sbagliato il nome in una frase. Dentro. Vabbè, sì, non ti puoi chiamare Oppai se sei una donna, dai, voglio dire, è un autol. Pronti? Ma ci siamo, dai. Ragazzi, io vado, se no ci buttati fuori di nuovo. C'era gente che voleva entrare, e qui, voglio dire... Oh, sono io l'impostore, sono l'assassino! Oddio, non si vede niente! Ragazzi, via! Porca miseria, guarda dove diavolo sono le mie tasche! Porca miseria, ladrissima! Che cos'è? Che succede? Immediatamente emergency meeting. E fa che? Sono io, yeah! Skippate i voti. Stiamo ancora giocando a nascondino. Esatto, giochiamo a corriscappato. Ma non è mica che ora viene iettato, perché voglio dire. No. Dai, dai un cazzo. Corri, c'è Nemesis, scappa. Ho deciso di ucciderti.
Ragazzi, ma non avete fatto nessuna task! Ruggine, adesso ti uccido, adesso ti uccido, Ruggine! Adesso ti uccido, aiuto! Aiuto! Madonna, è veramente divertente fare l'impostore con questa modalità, raga. Beh, non si vede niente. Ah, c'è un po'. Eccolo lì. Ragazzi, ma è bellissimo fare da impostore in questa maniera qui, è veramente divertentissimo. Cioè, io mi sto divertendo come una pazza. Ho già seccato un sacco di persone. Sì, in effetti è molto difficile. Non dire che sono proprio una killing machine. Vi siete nascosti bene. Così imparo anche a usare event una volta ogni tanto. Perché in realtà non ho mai avuto il coraggio di fare... Oh, rimane solo Wish. Credo che tu sia tipo l'ultima. Corri Wish, corri. Ma il tuo destino è inevitabile. Wish che accetta il suo destino e basta. Ma seriamente, Wish, ti sei fatto ammazzare subito? Ah, mi sono scordata di sabotare le comunicazioni, lol. Mi sono scordata che dovevo sabotare le comunicazioni. Ah, ma abbiamo finito tutte le task! Oh mio Dio, avete finito tutte le task? È total task completed. Oh, Topolino, vieni qui, vieni a morire. Ma non scusate, ma non avevamo vinto noi, abbiamo finito tutte le task. Ma infatti avete finito le task, però ho vinto lo stesso. Non è che hai messo dei settaggi strani, vabbè, è stato divertente. Io mi sono divertita a ammazzarvi tutti. Vabbè, proviamo, dai, prima o poi riusciremo a vincere. Spero. Forse. Giotaro che dice sono troppe task, non avevo finito. Topolino che dice non avevo finito. Perché io... dovete muovere il culo, ragazzi, ecco perché. Vi dovete muovere. Vabbè, dai. Faccio un common task, un short task. Dottor Dotto e Adri B, mi sa che siamo già 10. Vai, andiamo, vediamo a chi tocca fare l'assassino. Può darsi che le task siano un po' troppe, in effetti, però boh. Ah, ragazzi, ho la task, una notizia per voi. Così proprio sono due cose. Ragazzi, sono io l'assassino. Sono Sei io. Ruggine, allora, l'assassino. Dai, forza, ragazzi. Dotto, sono l'assassino. Ma perché? Dico. Ragazzi, ma avete capito cosa dobbiamo fare? Voglio dire. Ok, forza. Skippate il voto. Giotaro che dice sono io, cosa? No, non sei te, Giotaro, sono io. Infatti stavo difendendo, perché se cominciano a mettervi lì dentro, non c'è partita. Feder ci consiglia di diminuire la distanza di uccisione. Magari alla prossima. Giotaro, hai un nuovo dato per te stesso. Che significa questo? Hai dei problemi? Parliamo. Sta esprimendo dei desideri di morte. Va bene, Giotaro, ho già capito. Forza, ragazzi, via, su, sono il Nemesis. Via, levatevi. Ah, corri, c'è Nemesis, scappa. C'è Nemesis. Ah, Ruggine, quando puoi fai il sabotaggio delle comunicazioni. Ma come devo fare il sabotaggio delle comunicazioni? Perché così noi non vediamo quali sono le nostre task e siamo obbligati a correre in giro di più. Miseria ladra, sono lontanissimo, vabbè. No, ma è solo il bottone in basso a destra, eh. Ah, davvero? Sì. Non è che devi andare fisicamente a comunicazioni. Esatto, perfetto. No. Io prima me l'ero scordato. Maru Quinti che dice non riesco a entrare. Ormai è cominciata la prossima si cambia stanza. Comunque complimenti, ragazzi.
cosa? Che sta succedendo? Qualcuno sta scappando. Sto seguendo un tizio. Takeshi, scusami, ma... Bene, dai, andiamo a piccare randomici. E chi sarà mai? Dai, su ragazzi, su. Siete già avanti. Una persona sola tutto questo tempo. Sì, non sono mica bravo io. Mi incespico, li lascio andare. Ah, Luca Magaspo, ti hanno votato. A cattiveria proprio. Ah, ecco, Feder ci diceva, ci spiega che quando le comunicazioni sono sabotate, non ti dice a che livello sono le task. Le dovresti risabotare, Ruggine, by the way. Thank you. Non so dove diamine devo andare, cioè qui che giro. Ah, ecco perché prima vedevo le task completed. No, ragazzi, non lo rimettete a posto le comunicazioni. Le comunicazioni lasciamole sabotate. Fa parte della challenge. Oh. Ciao, Gennaro. Come stai? Ma perché mi reporti? Ma perché ti reporti? Mica mi reporto. Ma in realtà credo che a Killer convenga reportare, perché così può, perché così ce li ha più vicini, quindi gli conviene probabilmente fare il self report. Questa volta ho votato Jotaro, è veramente on the road. Jotaro è proprio wild card completo. Yeah! Forza, ragazzi! No, raga, ma perché? Perché chiamate l'emergency meeting? Perché sto per ammazzare qualcuno? Non vale, però, ragazzi. Tanto l'ho ammazzato lo stesso. LOL! Aspetta! Mi chiamate l'emergency meeting per salvare il vostro amico, ma non è servito a niente! Bastardi! Dai, su, che avete quasi finito le task. Che cacchio, su, ragazzi. Perché dice viva l'abbonamento a Luca Manga School. Davvero? Vi siete divertiti? Cioè, lo facevo anche con i bambini dell'asilo. Li prendevo pallonate e ho inventato proprio il gioco. Pallonate. Però usavo un pallone di gomma. Nessun bambino si è fatto male, tranne quelli che prenderò stasera! Dici che belle orecchiette che hai, ti sei trovato nella stanza. Ciao! Pensavo di aver finito, invece no. Oh, sono morta. È morta anche Wish. Sì. Certo che è morta anche Wish. Siamo io e Yame sul tuo corpo inerme. Mi sono impiantato. Ah, grazie per aver comunicato la vostra condizione. No, ma noi siamo fantasmi. Ah, merda. E ora dove mi trovo? Maledetti, dove cacchio possono essere? Ti possiamo infestare, Ruggine, dove sei? Con la... Vedo Dotto scappare. Ma Dotto sta scappando a caso, perché io non l'ho ancora visto. Ora l'ho visto. Topolino e Jotaro che sono clippati l'uno dentro l'altro. Oh, veramente non ti trovo. Yeah. Ruggine, dove sei? Eccolo. Certo che con questa maschera si addice proprio, a questa challenge. Boia, ragazzi, ci speravo troppissimo. È divertente fare l'assassino. Abbastanza. Nonostante sia difficile, trova poi l'ultimo che si nasconde. Ragazzi, ci manca tanto così con le task.
Si chiama Ruggine. Ah, ma mi state seguendo tutte? Sì, ti veniamo a infestare, Ruggine. A infestare? Siamo morti, siamo dei fantasmi, ti infestiamo. Ah, che bello. Diamine. Comunque l'ho di nuovo perso. Ho perso di nuovo Ruggi. Giro a caso. Anch'io sto girando a caso perché non sto trovando l'ultimo. Chi diavolo è ancora da ammazzare? Credo che Dotto sia ancora vivo. Ah, lui è troppo bravo, non lo beccherò mai. E invece no, sì. Ce l'hai fatta. Che bello! Sì, è stato bellissimo, ragazzi. Però, attenzione, c'erano quasi riusciti a finire tutte le task. Quindi beh, non ragazzi, è... Facciamo una nuova stanza che così diamo l'opportunità di fare altre... di entrare anche ad altre persone. In che senso vogliamo? Ah, aumenti il numero della stanza? Una mappa completamente diversa. Stessa challenge, però una mappa completamente diversa, così siamo più spaesati. Ah, ok. Allora devo... KIXQ. Chi vuole entrare può farlo adesso. Ok. Eccomi, però sono arrivato dopo sto gatto. Guarda sto gatto che si è messo a mettere sta mascherina, bravo! Piccolo angelo! Vai ragazzi! Adri B e Adriano Baroni, che... No, aspetta, boh. Grazie a... Oh, ma come tutti la maschera da Stassini, che bello! Che sta... ci sta facendo da moderatore, sta postando il codice nella chat... Siamo in server Nord America, ok? Siamo 3, 3, 6 e 1, 7. Ora siamo, ragazzi, attenzione, ricchi premi e cotillon. Vabbè, allora mi metto anch'io la maschera a sto punto. Io direi che ce la dobbiamo mettere tutti. Tutti la maschera da assassino, forza! Oh, c'è anche poi. Sam. E Fabi, siamo 10. Fabi, selvatico. Ciao. Vai raghi, tutti con la maschera. Tutti con la maschera da Jason. Buonasera ragazzi, tutti con la maschera da Jason, forza! Oh, che belli, sembra la casa di carta. Non ti nascondere, dai, vai a metterti la maschera, su. Mettiamo Andri finché non mette la maschera. Andri B, metti la maschera. Maschera. Dai, su. E fu così che ci buttò fuori il server. Andri, per cambiare il personaggio e mettergli la maschera, vai al computer e si apre e c'è il menu Customize. Vai Adri, crediamo in te, qui, sul computer, questo qui. Qua, dove siamo noi, vieni più vicino al computer, Adri. Ce la puoi fare. Non ci... Va bene, allora, ascoltate, uccidiamolo per primo. Dico, okay. Siamo democratici, dai. No, Adri. Ah, avvicinati al computer qua, dove sono io. E si apre in basso a destra, c'è il pulsante Customize, e c'è... In alto color e invece andiamo su hat ed è grande, grandissimo. Bravissimo. Allora cominciamo. 2, 1, let's go. Che bella questa cosa. Una mappa diversa, ragazzi, quindi attenzione. La mappa è diversa. Cosa? Sì. Oddio! No! Moriremo tutti. Ah già, bisogna... Chi è l'assassino? Già, chi è l'assassino? Già, io l'assassino? Mi sono scordata dov'è il CAF. Mi sono scordata di capire dov'è fosse il... Sono un po' confusa.
Dov'è la caffetteria qui, raga? Datemi una mano perché sono newba. Sono molto persa. Cioè, bisogna fare l'emergency meeting. Ma okay. Come del bollo? C'è già un morto. Ma non abbiamo detto chi è. Ma no, sono voi, no. Ma non abbiamo detto chi è. Ah, Topolino, è il, Topolino è il killer. Grazie, Topolino. Grazie, Topolino. E adesso skippiamo. Saluto alle comunicazioni e let's go. Beh, mi raccomando, raga. Anch'io non conosco la mappa assolutamente, quindi sarà divertente per quello. Siamo no, bestemmieremo come turchi, non ce la faremo mai, ragazzi. Inutile. Dai, su. Giotaro, ci hai provato. Dico, sei stato eroico. Ma... vota qualcuno, non è contento. Aspetta un attimo! Ma qui lo buttiamo nella lava! Vabbè, dai. Ecco dove erano le comunicazioni. Topolino, non ci ammazzare subito, dacci un po' di... Ma tanto c'ha il cooldown. Se vado qui... Vieni, Ruggine, facciamo... Ah, dovevamo prendere... Oh, mamma. Ma che accidenti di posto è? Va a far cucchio. Doccia. E qui? Come faccio? Io sto andando completamente a caso. Ma ho lasciato il codice. Ragazzi, sapete qual è il codice? Oh no! Scusate, ma c'ho un po' l'assassino alle costole. Ecco, lo sapevo. Sono un po' morta. Ma che diavolo succede? Ma io però, ragazzi, non so veramente come fare le tasche così. Segui le frecce se ne trovi. No, l'unica freccia che c'è è quella delle comunicazioni, ma anche dove devo fare una task. Mancava il codice sul computer che dovevo usare, quindi non sapevo cosa fare. Darsi che ci sia un altro modo, forse sono troppo noob. Però... No, scusate. L'ho fatto per riflesso condizionato. È colpa mia. Porca miseria! Ragazzi, mi era caduto tutto, non so che cosa è successo, ma tipo mi è caduto tutto praticamente. Vabbè, e skippiamo. Mi è caduto cavolo. Tutto. Grazie, Cosa? Mi tocca pure riavviare il computer forse, vediamo se funziona perché il EasyCast. No, ok, funziona, perfetto, ci sono. Sono proprio mi è proprio caduto tutto per proprio cattiveria gratuita, mi è caduta proprio la connessione internet. Giota, non ho di là la partita quando ci siete. Intorno alla mia ciliegina, lo sapevo. E vabbè, ragazzi, non abbiamo fatto nemmeno una task, eravamo proprio... Siete morti tutti di già? Abbastanza, sì. Allora, la nuova stanza, il codice è ACDXYQ. Siamo sempre sui server Nord America. Quindi server Nord America, codice ACDXYQ. Ecco Ruggine, Fabi, sto cazzo, ecco tutti. Ecco, questo mi piace. Bello stile. Cioè, il ping perennemente è 170 ms, è sempre Polus. Sì, una mappa difficilissima, però fare le task senza comunicazioni è un po' difficile, quindi facciamo che le restauriamo le comunicazioni, perché veramente non si trovano, se no. È una mappa molto grossa. Tanto spersi. No, questa volta, ragazzi, facciamo che le comunicazioni troviiamo. Con le comunicazioni normali, ok.
Quindi io, ragazzi, comunicazioni normali. Si è staccata Wish, eccola. Riccardo, anche te. Però... E ora turno tocca anche a me. Entrare. Ok. Il codice è ACDXYQ. Chi è? No, Pico. Pico. No, dai. Pico, no. Vai, ragazzi, entrate. Wish c'è. Siamo in 9. Chi sarà? Già, e poi dovevamo mettere la kill distance più bassa. Ci avevano detto. Più bassa, sì. Short. Siamo a 9. Dagli col 10. Wish c'è. Riccardo c'è. Io ci sono. No, no, no. Sto cazzo. No, 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 no. Niente. Ok? No. Dotto, entra tu. Vieni con noi. Ultima partita. Che in effetti, cioè, non, passano molto in fretta queste partite. Sono già 55 minuti che corriamo a giro. A proposito, Gatsu, quando dici di Pico, ricordati di Donovan! Te lo dicono tutti. Ah, Dotto dice, si è messo a cucinare. Allora via, partiamo in 9. Let's go. Oh, sono io l'impostore, raghi, sono io. Questa partita finirà molto presto. Un po' di vantaggio, Kate. Sono io il killer. Tanto comunque c'ho il countdown iniziale. Mamma mia, non si vede nulla. Vai, ammazzato uno, adesso sì. Comunque devo aspettare tipo o 5 o 10 secondi. Tra una kill e l'altra. Ok, fine. Intanto ho già ammazzato Wish. Ah, Rugge, ora ti ammazzo. Ora ti ammazzo. No, tu perso. Io praticamente stasera non ho fatto altro che morire. Stasera non... che morire. Vi ricordo, ragazzi, che potete ancora vincere, nonostante il mio supremo intelletto e bravura, se finite le vostre task. Tac. Ammazzato anche... Chi era il giallo? Mi sono... Oh, ruggine! C'è ruggine! Ti devo uccidere! Il bello è che non ti vedo, tipo, basta che fai 3 passi avanti e sei fuori dal mio campo visivo, sono cieca. Ma è meno male, cacchio! Cioè, ti ho perso, però ho ucciso Jotaro. Sì, perché ti ho seminato usando abbastanza di decontaminazione, ma è una roba sofferentissima questa. E poi qualcuno deve fare le telecomunicazioni. Ragazzo. Raghi. Beccato. Ero appena uscito dalla stanza di contagio. Ma come fai? Sono cattivissima. Sono agguerritissima. Mi piace questo ruolo. Non so quanti di voi mi manchino, ma non durerete molto. No, ragazzi, dai, forza, forza. Ho finito le task, non ci posso credere. Ah, Pico. Vinto. Vi ho ucciso in tipo 3 minuti netti. Vabbè. Sono stato troppo attiva di ricerche. Molto divertente, io dico. È molto carina anche questa. Mi diverto. Bene, che si fa, Kate? Ultima partita, dai, arriviamo. Ho finito troppo presto, pensavo durasse di più. Jotaro dice, io lo finisco sempre, lo so, sei un bravo bimbo, finisci le task. Sto cazzo ha deciso che sarà lui Nemesis. Vai, raghi. Oh, mi piace lo stile di Akame. E 10, let's go. Wish Akame. C'è, Riccardo c'è. E io ci sono, let's go! Correte! C'è il metto la canzoncina. Origine, scappa! No, fece una canzoncina tipo... Sì, solo che c'è della profanità e quindi non la posso mettere come sottofondo. Sarebbe divertente. Mi sa di aver capito chi è l'impostore. Credo che sia Gatsu, perché mi sta seguendo molto.
Fate il meeting, Greg, fate il meeting, così si può, grande. Chi è? Forza, chi è l'impostore? Grazie. Non è Gatsu, è Jotaro, ok, Jotaro. No! Può fermare il tempo. Correte, raghi, Jotaro vi chiappa. Corri, c'è Jotaro, scappa! Ma chi è che l'ha votato? No, ci siamo capiti. Ah, vabbè, sono i suoi contemporanei. Però vederlo finire in lava mi sarebbe garbato. Lava, faremo anche dei... Faremo anche delle cose in più, dai. Con le nuove mappe, con le altre mappe. Io non ci vado mai nelle altre mappe, onestamente mi piace troppo Skeld. Ecco, sono morta immediatamente. Ah, sta pure sabotando, tremendo. Io non so neanche dove andare. No, ragazzi, no, no! Va bene, ok. Posso fare le tasche così, però. Se, ecco, sì. Tipo, morire presto è la liberazione. Dice, almeno posso fare le mie tasche e via. Sì, il problema è che veramente questa mappa è tremenda, perché non la conosco. Sì, è difficile. Raga, ma quando diventate fantastici, andate di volata a fare le tasche, se no non c'è partita. Dov'è il... Ecco. Oh, ciao, Ruggine. Ciao, Kate. Quanto bello morire. No, ma sono morta di nuovo. Cos'altro ci aspettavamo? Sì, che poi mi mette le tasche da una parte all'altra della mappa. Non è possibile. Sì, tantissimo. È veramente... È difficile. Questa è molto più grande questa mappa delle altre, secondo me. Potremmo mettere una statistica che ammazza anche oggi. Raga, ho finito le task. Bello che giri e ci sono corpi morti a giro. Ci vedo un battaglio un po' dovunque. Ciao, Kate. Ho trovato Topolino, ma io sto cercando Jotaro. Eccolo. Vai, così lo posso seguire. No, è entrato in un buco. Oh, ok, è uscito di là. Oh, ma quanti ambienti ci sono che non avevo visto? Eh sì, è molto grande sta mappa. Quanti siamo rimasti, secondo voi? Ma 3 o 4, credo. Ragazzi, fate le task! Io le ho già finite! Ci siamo quasi, con le task. In effetti mancano solo 2 tacche. Però adesso Topolino sta scappando. Oh oh. Ma lo posso dire io quanti siete? Siete 2 più 3 più l'impostore. Ma perché Jotaro l'ha lasciata andare? Ah no, l'ha ammazzato dopo. Infatti mi sa che era in cooldown da un'altra kill. Axus che dice, siamo arrivati tardi, vogliamo partecipare anche noi. Ragazzi, arrivate prima. Che vi devo dire? Siamo a giro per un'ora. Mettetevi la sveglia sul telefono. Anche noi vogliamo giocare. Ma prendiamo le tasche di tanto, dai. Non è possibile. Sul serio, chi cavolo è rimasto? È da tanto che non vedo una persona viva, vedo solo gente morta. Oh, figo la security fatta così. Oh no, ho visto dove è Gatsu. Oh, sta andando dalla parte completamente sbagliata. Jotaro si è perso, raghi. Meno male. Completamente perso. Oh mio Dio, potremmo vincere. Potremmo vincere per la prima volta. Chi è che ha fatto il report? Si è fatto self-report per scovare Akame e Gatsu. Mi piace questa tecnica. Molto, molto cattiva.
Ah no, è stato sto cazzo, ha sbagliato. No, no, non è stato Gazzo, è stato Jotaro. Ah, davvero? Sì. Scappate, ragazzi, scappate. Axos che dice, la prossima volta mettiamo veramente la sveglia, fare l'impostore con Riccardo sarebbe un sogno. Senti la ruggine. Ma perché vogliono uccidermi o vogliono essere uccisi? Non ho capito bene. Credo che vogliano essere uccisi, non lo so. C'è Jotaro che sta seguendo proprio cattivamente. Sto dai, cazzo, c'è dai, cazzo, puoi seminarlo. Dai che ci sei, dai che ci sei, lo puoi seminare. Grande, no. Corri! Vai, Gazzo, esci dal suo campo visivo. Puoi seminarlo, mamma mia. È tipo Fast and Furious versione. Sì, perché lo sta proprio seguendo male. Ah, l'ho seminato davvero. No, dai, Jotaro, stai barando a questo punto, basta. Jotaro che chiede chi vuole morire. Mancano pochissime task, fra l'altro. Dai, non vale, non vale. No, usare l'emergency meeting adesso, però sì, in effetti è una regola un po', come dire, un po' shit, se abbiamo stabilito delle regole così. Però, sì, stai un po' barando, eh. No, vabbè, ma ragazzi, siamo autocestiti, dobbiamo decidere noi come fare le regole. Però dai, alla prossima volta che Jotaro chiama al meeting, buttatelo fuori. Buttatelo nel lava. No, ok, anche nascondersi forse è, però c'è da finire le task, quindi. Raga, fantasmi, finite le task, su! Io le sto cercando, ma non ne trovo altre. Allora vuol dire che le finite tutte? Le mie dovresti avere una scritta in alto a sinistra, ci sono le scritte verdi. Sì, le mie sono già finite. Ai ai ai, Jotaro sta cominciando a impanicare. Perché? Non lo so, sta correndo con l'aria di chi è impanicato. Beh, fare l'assassino qui però non è molto, molto semplice. Manca pochissimo, finite le task, ragazzi. Potremmo addirittura vincere. Io vi ho ammazzato tutti. Vi ricordo che io vi ho ammazzato. Sei nata così, Caterina, non ci puoi fare nulla. Uccidere per te è naturale come respirare. E abbiamo vinto! È il primo gioco che vince la più invece dell'impostore, ragazzi. Sì, però è stata dura lo stesso. Incredibile. È stata molto dura, è stata molto lunga, ragazzi. Bene, Gigi, ragazzi. Grande Jotaro, ce l'hai messa tutta. Sì. A Kame che si era nascosta nelle comunicazioni, cioè proprio nell'angolino per bene, e non si vedeva. In effetti è la cosa migliore, che un paio si nascondano, se fanno così. Però attenzione. Devono aver finito le task per poterlo fare. Esatto. Perché se non hai finito le task devi continuare a muoverti, altrimenti è game over per tutti quelli che giocano con te. Dai, è stata bella sta modalità. Mi piace questa modalità, mi ci sto affezionando. Mi ci sto antrippando, dai. Va buono, raga, io vi saluto che comincia a essere ora. Grazie per aver partecipato a questa live, grazie per aver giocato con noi, grazie a Wish, grazie a Ruggine per essere qui con noi. Vi saluto tutti quanti, vi ricordo che la prossima live è domani e domani alle 5 abbiamo una live speciale con un ospite, quindi stay tuned, domani mettiamo l'annuncio. Ci vediamo domani, ragazzi. Ciao! Ciao, buona serata!